Ciao, mi chiamo Mary, sono guida di Stoccolma e benvenuti nel mio canale A Stoccolma con Mary. Oggi vi porto a Malmo. Ciao a tutti! In questo fine settimana mi trovo a Malmo, che è la terza città più grande di Svezia, e vi farò vedere cosa fare e vedere in questa splendida città. Perciò, se volete scoprirlo insieme a me, seguitemi! Grazie alla sua posizione strategica di fronte alla capitale danese Copenaghen e ai conflitti storici tra danesi e svedesi, si può considerare Malmo una città ponte tra la Danimarca e la Svezia, possedendo il giusto mix tra antico e moderno. Il nostro weekend a Malmo è iniziato dalla stazione ferroviaria, infatti l'abbiamo raggiunta con un treno veloce da Stoccolma in circa 4 ore di viaggio. Abbiamo soggiornato al Best Western Plus Hotel Noble House, che si trova in centro città e offre comode camere e una ricca colazione. Buongiorno a tutti, prima giornata qui a Malmo. Oggi è una bellissima giornata e iniziamo subito la scoperta di questa città. Seguitemi! Abbiamo iniziato la nostra passeggiata dalla piazza principale del centro storico di Malmo, Stortorget. Nel centro della piazza si trova la statua equestre di Carlo X Gustavo ed intorno si trovano alcuni importanti edifici come il municipio. Da non perdere è la farmacia più antica della città, l'Apotheke Leijonat, arredata con magnifici scaffali in legno intagliato e un magnifico soffitto a specchi. A pochi passi da Stortorget si trova la chiesa di San Pietro, San Petri Circa, risalente al XIV secolo. Questa chiesa, oltre ad essere la più antica chiesa meglio conservata di Malmo, è anche il più antico edificio in mattoni che si è conservato nella sua interezza. Ci siamo spostati verso Lilla Torg, un'altra piazza da non perdere a Malmo, sicuramente quella più suggestiva e raccolta tra gli antichi edifici che la circondano, sbirciate nei cortili interni di queste case, in quanto spesso vengono organizzate mostre o esposizioni temporanee al loro interno. Qui adesso ci troviamo in quello che è chiamato il vecchio cimitero di Malmo, che tra l'altro si trova in pieno centro città. Adesso ci facciamo un giro in questo cimitero e vediamo un pochino com'è. Il Gamla Kyrkogården, consacrato nel 1822, oggi è un cimitero storico, dove si trovano le tombe di molti personaggi che hanno fatto la storia di Malmo. E come per ogni città svedese che si rispetti, anche Malmo vanta di vaste aree verdi in centro città. Perciò una passeggiata a Slottsparken e a Kungsparken, che sono i parchi più importanti di Malmo, è assolutamente da fare se vi trovate da queste parti. A questo punto ci siamo diretti verso est e abbiamo sbirciato tra le bancarelle del pesce per raggiungere il quartiere di Västra Hamnen, uno dei quartieri di Malmo che mi ha affascinato di più in assoluto. Infatti, da area industriale in declino, Västra Hamnen è oggi un quartiere attraente e moderno con un approccio molto sostenibile. Non so se si vede dalla telecamera, ma laggiù c'è il ponte di Øresund che collega la Svezia con la Danimarca, quindi le due città Malmo e Copenaghen sono collegate da questo ponte. Simbolo della rinascita del quartiere di Västra Hamnen è sicuramente il Turning Torso, creazione dell'architetto Santiago Calatrava. L'edificio spicca con i suoi 190 metri d'altezza e si torce su se stesso di quasi 90 gradi. La fame si stava facendo sentire, perciò abbiamo pranzato con degli ottimi smørrebrød e verso sera, dopo l'aperitivo a Lilla Torg, abbiamo cenato al Paddy's Pub & Restaurant. Seconda giornata qui a Malmo, oggi la dedicheremo alla visita del castello della città, dove ci sono i musei della città.
Il castello di Malmö o Slott Malmöhus è il più antico edificio ben conservato di epoca rinascimentale del nord Europa. Il castello è una delle attrazioni principali della città e dal 1937 è un museo ed è un punto di riferimento per le esposizioni e mostre temporanee di qualsiasi tipo. Il punto di forza del castello di Malmö è il suo acquario, con un sacco di specie di pesci, rettili, ranni e uccelli, che piacerà a grandi e piccini. Ormai il nostro weekend a Malmö stava giungendo al termine, ma prima di ripartire abbiamo deciso di mangiare un boccone al mercato coperto della città, il Malmö Salu Hall, punto di riferimento culinario della città. Se volete saperne di più sul mio fine settimana a Malmö, vi lascio in descrizione il link dell'articolo del mio blog. Il nostro viaggio a Malmö si è concluso, adesso prendiamo il treno e ritorniamo a Stoccolma. Spero che questo video vi sia stato utile per pianificare il vostro viaggio qua a Malmö. E se siete interessati alla Svezia e a Stoccolma, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui miei profili social Facebook ed Instagram. Alla prossima!